Ciao a tutti da Yota e bentornati sul canale. Oggi parleremo di un gioco molto particolare chiamato Freud's Bone, ovvero le ossa di Freud. Come si può intuire dal titolo, il protagonista sarà proprio il padre della psicoanalisi, con cui il giocatore dovrà interagire ed anche immedesimarsi nel suo ruolo per aiutarlo nel suo lavoro. Diciamo che a primo acchito mi ha ricordato un po' Monkey Island, forse per i movimenti, forse per le canzoncini strane. Comunque il classico punto e clicca. Il gioco è stato ideato e realizzato da Fortuna Imperatore, una ragazza laureata ed appassionata di psicologia e filosofia, che ha voluto creare qualcosa per avvicinare i due mondi a quello videoludico. In questi giorni ha avviato la campagna Kickstarter, di cui trovate il link in descrizione. Noi abbiamo voluto dedicarle il gameplay della demo del gioco. Dopo il menu iniziale ci troviamo nella casa del protagonista, che è immerso in una serie di pensieri bui sulla sua esistenza, e il gioco ci chiede di interferire nel suo flusso di pensieri come una presenza esterna alla sua mente, ma vivente in essa, di cui possiamo deciderne noi essere angelica o demoniaca. Sì, è un po' complicato all'inizio, ma dopo vedrete che pian pianino riuscirete a capirci qualcosa. In base alle nostre risposte, Freud si comporterà in modo diverso, sia con noi che con chi parla con lui, e potremo decidere le sue risposte. Ad esempio, scegliamo di essere il suo Lucifero personale? Beh, lo vedremo. E naturalmente quello che abbiamo scelto è essere il suo Lucifero personale. Praticamente siamo noi che incominciamo a controllare la sua mente, anche se Freud si ribella a ciò. Ma noi cercheremo sempre più di comandarlo. Infatti a un certo punto gli diciamo di fare dei gesti e lui dovrà per forza compierli. La nostra avventura in questo gioco continua nella mattina seguente. La segretaria ci informerà di due lettere arrivate a casa sua, una di una collega che ci affida una sua paziente da curare, che sarà proprio la nostra prima paziente, l'altra a nostra figlia. Lettera che dovremo analizzare per capire cosa c'è sotto il rapporto tra lei e chi ha scritto la lettera. Incominciamo a capire un po' quanto sia complicato, ma anche profondo, questo gioco. Fatto ciò, passeremo all'analisi della paziente. Ci verrà chiesto di aprire la sua cartella clinica ed esaminare la documentazione raccolta in essa. Dati relativi alla sua famiglia, alla sua condizione mentale, alla sua salute, per poi confrontare delle possibili teorie nell'enciclopedia britannica di Freud. La teoria dinamica io, es e superio. La teoria dinamica di Sigmund Freud si fonda sull'idea che la nostra mente sia in costante moto, piena di conflitti che sfuggono alla coscienza, colma di verità taciute. Per secoli l'uomo ha creduto ingenuamente di poter governare il mondo e se stesso con l'uso della ragione. Freud ha inflitto una ferita profonda al senso di megalomania umana, affermando che l'io non è padrone in casa sua, che, anzi, esso si trova in costante tensione a causa di forze invisibili e trainanti, quali sono l'es e il superio. Bisogna disimparare tutto a partire da questa nuova verità per poter compiere il viaggio più complesso e pericoloso, il viaggio alla scoperta dei meccanismi che ci governano silenziosamente. Sì, l'ho letto, perché io non lo sapevo. Comunque, da qui si può imparare tantissimo da questo gioco. Dopo il super pippone del super io ed es, ci troveremo nell'ultima sezione della demo, che ci porterà alla visita della paziente. E qui le cose si fanno molto più interessanti, dove potremo decidere l'argomentazione della domanda, come porci verso di lei, che tono di voce usare, con che ritmo.
calmo oppure concitato. La paziente ha una barra del morale, in base ad essa sapremo se è soddisfatta della visita o sta per scappare via da un altro dottore. Sarà possibile anche cambiare l'espressione durante il dialogo, poiché l'atteggiamento del dottore verso il suo paziente è estremamente importante. Qui ci addentriamo molto di più nel gameplay del gioco. Alla fine, lasciata la paziente soddisfatta della sua prima visita, speriamo, verremo invitati a confrontare la sua cartella clinica per notare se c'è qualcosa di strano. Beh, in effetti l'ho trovato subito. La sorella è morta e la paziente non l'aveva menzionato. Come mai? Beh, lo scoprirete se sarete bravi giocando il titolo per intero. Se il gioco vi ha appassionato o incuriosito, andate a darci un'occhiata nel link in descrizione. Beh, spero che vi siate divertiti, che questa preview del gioco vi sia piaciuta. Come sempre, lasciate un like, commentate o iscrivetevi al canale e supportate il Kickstarter di Fortuna Imperatore. Trovate il link in descrizione. Come sempre, siete mitici, alla prossima. Bye bye!